arrivati a Palma Nova, un bellissimo outlet con i saldi chiusa e siamo arrivati un po' tardi. Siamo alla fine. Siamo alla fine, anche se manca un pezzo, ma ci arriviamo dopo. Siamo arrivati dove? Palma Nova. Siamo arrivati a Palma Nova, quindi all'ultimo di questa supercharger tour pazzia che abbiamo messo in piedi. E cosa c'è da dire di questo supercharger da te? Allora, è nel parcheggio di un outlet, quindi oltre ai dati tecnici velocissimi, 8 stalli V2, ampio parcheggio, ampio spazio, cestini, non ci parco sono giochi per i bambini. Parco giochi per i bambini, tettoie non ce ne sono. Però dai, un po' di alberi ci sono, quindi forse esatto. Li vedete, ma dopo ve li inquadriamo meglio. Siamo a quasi 5 minuti dall'autostrada, ok? La particolarità di questo posto è che ha un outlet. Essere un outlet cosa vuol dire? Che è pieno di servizi. È pieno di servizi quando è aperto l'outlet, non come noi adesso. È vero, tipo okay. Adesso per esempio esatto. Il bagno non è disponibile, quindi se arrivate in orario di apertura trovate ristoranti, bar, shopping, quello che volete. Adesso non trovate niente. Trovate solo il charger. Altra cosa, visto che stiamo parlando di charger, è che poco più avanti c'è un NLX, volendo potete fermarvi in ricarica lì, nel qual caso per esempio in orari di punta, e poi ne parliamo, questi dietro di noi, quindi i supercharger, risultassero pieni. Quindi alla malparata avete un'altra colonnina dove potete ricaricare, chiaramente non è supercharger, però insomma meglio che niente. Sì, anche perché sono pieni, perché se ci pensate è il primo charger che trovate scendendo dall'Austria e è anche vero. Il primo che trovate arrivando diciamo da tutta la costa, da Trieste comunque, sì, Croazia, Slovenia e via dicendo, quindi diciamo un bel crocevia. E poi soprattutto magari durante i saldi dobbiamo anche stare attenti, perché non sappiamo in realtà, però potrebbe essere come in altri posti trafficati che... No, ve lo dico io che sono stato durante i saldi qua, è bello pieno. Quello che volevo dire, che ho paura che magari parcheggino anche davanti il supercharger. Magari anche no, magari la direzione è attenta eccetera, però sappiate che magari durante i saldi fate fatica un po' ad arrivare, fate fatica un po' ad uscire, magari li trovate pieni, quindi cercate di evitarlo, come vi abbiamo consigliato anche in altre occasioni in altri supercharger similari, come per esempio quello di Brescia. E a questo punto direi che Beppe, se non c'è altro da aggiungere, ci salutiamo qua? Io li saluterei. Manca ancora un supercharger, che per chi mi conosce sa benissimo qual è. Prima di partire era il mio preferito, perché era quello dove ci ho vissuto praticamente. Chissà se nel prossimo video sarà ancora, dopo tutto il giro, effettivamente il mio preferito. Esatto. E quindi dai, salutiamo. Ci salutiamo, grazie di tutto ragazzi, è stato un bel tour. Ti aspettiamo all'ultimo video. All'ultimo video. Ciao. Ciao.